chiusura dal 2 ottobre dei vari dispensari farmaceutici del dottor Pietro Nigrocco. Esattamente, quindi hai già toccato un punto molto importante perché con questa ordinanza sindacale va a chiudere solo i dispensari farmaceutici del dottor Pietro Nello Coppola. Ora, per quanto mi riguarda, siamo di fronte alla perdita della democrazia perché noi preventivamente avevamo mandato avanti una petizione per la quale abbiamo ricevuto una partecipazione molto sentita e affettuosa, non perché Pietro Nello Coppola sia un eroe, ma semplicemente perché offriamo da più di 40 anni un servizio che le persone hanno ritenuto necessario e indispensabile. E stiamo parlando di oltre 2000 firme, tra firme fisiche, che sono 1530 in questo momento, ma andremo avanti, e 714 online, petizione online richiesta da tutti i cittadini che vivono fuori, l'hanno chiesta loro a noi, tutto nei commenti. E questo risultato si è ottenuto in 2 settimane soltanto attraverso un post pubblicato da me, che sono praticamente nessuno. Quindi io inizierei col riflettere su questo, cioè cosa vuol dire rappresentare la popolazione? In questo caso ha significato proprio ignorare totalmente quello che era la volontà delle persone e praticamente si è trasformata una questione di carattere personale volta comunque alla distruzione di una persona in qualcosa di molto più grande e questo sinceramente mi fa paura perché se da una parte io comprendo umanamente le motivazioni del sindaco che altrimenti dice avrebbe avuto l'ennesimo avviso di garanzia e probabilmente avrebbe dovuto combattere per la decisione di non chiudere, capisco, però nel momento in cui lui porta avanti una battaglia di apertura di servizi, di sostegno di questo territorio, questo non solo è un controsenso, ma è una presa in giro, onestamente, non a noi, perché noi, vi ripeto, siamo 5 persone e 9 ragazzi che rischiano il posto di lavoro, e magari questo neanche interessa a nessuno, ma ha preso in giro anche le 2000 persone che hanno firmato e hanno fatto una richiesta legittima. Quindi io su questo rifletterei, sono. Non voglio dire neanche delusa, ma sono veramente scioccata. Quindi passo la parola a Massimiliano su questo punto. Buonasera, io comincerei con analizzare l'argomento della discussione partendo prima di tutto da diciamo, un fatto sociale, un fatto prima di tutto morale. E mi spiego meglio, io capisco molto bene da un lato la posizione del sindaco che si appella alla legalità, si appella ovviamente all'applicazione della norma, della regola, anche se poi pure su questo avrei delle eccezioni da fare, perché e poi ve le spiegherò in corso nel corso dell'intervista. D'altro canto, però, bisogna fare una distinzione da un punto di vista politico. Per ciò che concerne la figura del sindaco e ciò che concerne la figura del cittadino. Il sindaco è colui che è garante, prima di tutto, della salvaguardia della comunità, del collettivo. E di conseguenza, molto spesso è posto di fronte a delle scelte che costano e che costano molto spesso sacrificio e mettono anche a rischio la figura dell'amministratore. Noi molto spesso lo abbiamo visto nel corso dell'avvicendamento delle varie amministrazioni, ciò che è successo e ciò che è successo soprattutto nel nostro comune.
Vista la storia, e non ultima, però la storia anche del nostro comune, laddove il sindaco comunque è stato esposto a innumerevoli provvedimenti per delle scelte, diciamo, prese nell'interesse del collettivo, mi chiedo, e rimango per questo molto perplesso, come possa essere stato guidato ad adottare una scelta del genere che va a danno di tutta la collettività, prima ancora, diciamo, che per le famiglie che rischiano di rimanere, diciamo, senza lavoro dalla data di adempimento del provvedimento. E ad ogni modo riscontro anche nel decreto sindacale delle incongruenze, leggendolo con attenzione, perché prima di tutto ovviamente il decreto sindacale, che non capisco francamente perché viene redatto come decreto sindacale e non come delibera di giunta vagliata già dal Consiglio Comunale, che è l'assise che ovviamente garantisce a tutta la popolazione pari equità, e viene redatto richiamando ovviamente la norma che è la legge 35 del 2020, che cita all'articolo 54 ter testualmente che l'articolo 54 ter della legge numero 35 del 2020 ha inoltre introdotto la possibilità per i comuni di predisporre i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione, risultino operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate nel comma 54 bis, e non ci dilunghiamo su questo. Bisogna in questo pesare molto bene le parole, quindi rimango nuovamente perplesso da come l'ufficio contenzioso e legale del comune di Camerota abbia potuto, diciamo, indicare al sindaco soltanto questa strada. Questa strada che socialmente, ripeto, penalizza tutta la popolazione e che da un punto di vista politico diciamo, mette anche in seria difficoltà la figura del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Facciamo un attimo un passo indietro però, perché a monte di questa norma c'è da specificare bene che le difformità diciamo legislative e giurisprudenziali su questa norma sono tante e tali che si potrebbe scrivere un'enciclopedia di giurisprudenza. Cominciamo con l'incostituzionalità della norma della legge regionale, la negazione dell'articolo 11 della Costituzione preleggi, cioè laddove tutte le leggi dello Stato italiano con l'entrata in vigore della Repubblica riportano e si rifanno al diritto costituzionale su un principio che non rende retroattive le leggi, però lo abbiamo adottato nella legge 35 del 2020 della Regione Campania. Per poi arrivare, consentitemi, perché purtroppo questi passaggi vanno detti in maniera schietta ed evidente, arrivare alla ridicolaggine dal mio punto di vista, che ha un trascorso di ex amministratore, un ragazzo dedito alla politica già dalla prima gioventù, che si è sempre dedicato, no, al sociale e alla politica locale. Allora fatemi capire, ma il consigliere che ha portato l'attenzione del Consiglio regionale questa question time sapeva bene in quale assise fosse seduto? Perché francamente essere seduto in consiglio regionale e muovere una question time avente in oggetto la questione farmaceutica di Camerota, laddove non è solo Camerota che ha diciamo nella propria pianta organica porta dei dispensari farmaceutici a servizio supplitivo delle farmacie, ci sono tanti e tali comuni, soprattutto nell'area napoletana e casertana, che ovviamente non sono stati proprio in questa fase presi in considerazione, soltanto, diciamo, con delle eccezioni in positivo per i colleghi che tra l'altro hanno avuto sentenze da parte del Consiglio di Stato, laddove i loro sindaci hanno avuto la meglio per aver mantenuto il servizio. E allora
Onestamente, io veramente non so che cosa diciamo pensare al riguardo, perché dal 2 ottobre sarà scritta una pagina epocale di questo comune. Questo comune è stato reso il baluardo di una situazione che è a dir poco inverosimile. La soppressione dei servizi sanitari, laddove devo pur riconoscere, tra l'altro, al delegato alla sanità di questa amministrazione Scarpitta uno sforzo immane, e mi costa, e per onestà ovviamente morale, devo dire che il dottore Francesco Saturno ha fatto un lavoro immane per assicurare, tra l'altro, il servizio di guardia medica turistica, la proroga del servizio di guardia medica turistica. Io non so in quale situazione di difficoltà sarà l'amministrazione, visti questi precedenti, a giustificare la soppressione del servizio. Norma o non norma, il sindaco comunque è la prima autorità sanitaria in ogni comune. Quindi il sindaco ha facoltà decisionale, ha soltanto un grosso dilemma da risolvere, no? Quindi rischiare, no, un ennesimo provvedimento legale da un punto di vista penale e andare avanti, oppure non rischiare e sopprimere il servizio. Io infatti snocciolerei ancora di più la questione della fufosità della legge in primis, ma vorrei che tutti sapessero che questa situazione qui avviene soltanto in Campania. Perché? Se da una parte a livello nazionale, come è giusto che sia, si sta dibattendo sulla possibilità di liberalizzare anche l'apertura delle farmacie, qui parliamoci chiaro, cioè, vige anche un altro tipo di sistema che opera nel retro. Ecco, allora, visto che ci sono voluti 15 anni, e soltanto qui ci sono voluti 15 anni, per far uscire la graduatoria, quindi l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vinte a concorso, Massimiliano, correggimi se sbaglio, ecco. In questi 15 anni, chiaramente per sopperire alla mancanza di un servizio, perché ripeto, parliamo di medicine e non di borsette, allora sono stati aperti i famosi dispensari farmaceutici. Ora cosa fa la regione? Cioè, laddove c'è qualcuno che praticamente si vede i piedini pestati, intende poi andare a chiudere non solo un servizio che è servito, ed è servito tanto, perché vi ricordo che i ragazzi che oggi rischiano il posto di lavoro sono quelli che hanno fatto il porta a porta anche nel periodo Covid, rischiando la vita, perché si rischiava la vita. Tutto questo non vuol dire niente di fronte al fatto che ci siano delle esigenze personali, che si trasformi una questione appunto privata, e non mi nascondo dietro un dito, perché il sindaco non riceve soltanto le pressioni da parte della regione, se le chiamiamo pressioni, ma anche da chi per sua inettitudine intende vincere facile, chiaramente, e sbaragliare la concorrenza mettendo fuori il gioco il cosiddetto nemico. Cioè, io vorrei che lo Stato sapesse in che situazione ci troviamo. Perché poi quando veniamo a parlare il Cilento muore, non ci sono i servizi, non c'è un pullman per raggiungere la stazione, e poi si va a togliere quel poco che c'è, e ripeto, quel poco che c'è. Parliamo di salute delle persone. Se fino al 30 settembre ci fai comunque continuare a lavorare, grazie, ma perché in effetti serve il servizio, e parliamo di un servizio di assistenza alla guardia medica, quindi non stiamo parlando di vendita di prodotti cosmetici. O comunque la nostra non è una realtà che
che vive di entrate su quello. Cioè la nostra realtà è una realtà di persone, per lo più anche anziane, che in farmacia ci vanno per avere il farmaco, per avere il farmaco salvavita, per avere il farmaco della pressione, quindi stiamo parlando di quello. Questo lo dico perché c'è anche chi pensa giustamente che la nostra sia soltanto una battaglia personale per salvare il nostro. Chiaramente una persona che in più di 45 anni ha investito e ha dato lavoro a tanti giovani, ne fa anche una questione personale di difesa della propria dignità e libertà di commercio, se si può chiamare commercio, ma non è solo quello. Per cui ritorno al mio stato emotivo, che è quello di shock, perché sinceramente trovo assurdo a monte quello che si sta facendo, lo si sta facendo con i piedi, e chi deve rispondere risponda, perché siamo, penso, alla resa dei conti, quindi chi ha scritto quella legge, chi l'ha firmata, chi con noncuranza ha appoggiato la folle ossessione di una persona, e sono educata a definirla persona, e davvero la mia mente non arriva a comprendere cosa possa spingere un consigliere o comunque sempre un rappresentante del popolo a fare questo scempio, sinceramente. Una risposta me la sono data, ma non me la sono data perché guardo troppi film, ma sinceramente, per forza di cose, ci sono degli interessi alla base, c'è il dover restituire dei favori a persone che sicuramente contano più di Pietro Agnello Coppola e delle 2000 persone di Camerota, quindi siamo di fronte a questo. È giusto che si sappia, è giusto che si sappia che anche questo ha rappresentato motivo di turbamento e paura per il sindaco, perché io ripeto che comprendo l'essere umano. Non solo lo comprendo, mi chiedo cosa avrei fatto io al posto suo. Probabilmente a chiunque sarebbe mancato un po' di coraggio, ma se manca il coraggio di sostenere le proprie idee, onestamente bisogna farsi una domanda e capire se si è al posto giusto e seduti sulla sedia giusta, perché io magari non sono in grado di reggere determinate pressioni e sto a casa mia a fare il mio lavoro e non rappresento nessuno. Chi lo fa deve prendersi poi la responsabilità, quantomeno, di rispondere e di chiarire il perché. Il perché, perché la risposta evito un ulteriore procedimento. Sinceramente la capisco, ma come cittadina non mi sta bene. Detto questo. Vorrei richiamare un attimo un punto che mia sorella ha messo in evidenza, mostrando ancora di più una perplessità nei confronti della scelta di un onorevole consigliere regionale di aver preso una posizione del genere al riguardo e di averla portata in consiglio regionale laddove è evidente una presa di posizione personale. Perché il consigliere regionale, così come il sindaco, l'amministrazione comunale lo è per il proprio territorio, è un garante di tutta la collettività regionale, non lo è soltanto dei farmacisti del comune di Camerota o di Polle Matrocchia. Allora io vorrei da questo spunto rispondere anche a un post che ho letto un paio d'ore fa su quel gruppo, se fossi il sindaco. Rispolverando un pochino anche la memoria al signore che lo ha scritto, o forse perché quel signore non ha proprio preso in visione il testo della legge 35-2020, laddove chiede spiegazioni al sindaco del perché il sindaco avesse fatto il provvedimento di chiusura nel 2021,
per il dispensario farmaceutico di Lentiscosa e non lo avesse fatto ancora per i dispensari di Marina di Camerota, della località Porto e della località Mingarda. Te lo spiego subito, signore caro, semplicemente perché se avessi soltanto letto il testo della legge, la legge recita chiaramente che con l'istituzione delle nuove sedi nei nuclei abitati, laddove vengono istituite le nuove sedi, c'è la chiusura, l'interruzione del servizio di dispensario farmaceutico, ma solo previa istituzione della nuova sede. Non mi risulta, visto che la farmacia di Marina di Camerota, la sede farmaceutica, storicamente è stata aperta dal dottore Magliano, che ha portato una delle due sedi farmaceutiche di Lentiscosa a Marina, laddove c'era soltanto un negozio speciale del dottore Talamo all'epoca dei fatti, quindi non c'è stata nessuna istituzione di nuova sede. Mingardo è una contrada, non c'è stata nessuna istituzione di nuova sede, quindi questa francamente è soltanto una mera spinta politica che a scopo personale vuole essere assecondata, così come è stata assecondata dall'approvazione di quella legge 35/2020, il cui testo è talmente infelice quanto l'intervento del signore che ha scritto il post sul gruppo Se fossi il sindaco. Perché purtroppo poi c'è da dire che invece che curare l'aspetto sociale, l'aspetto collettivo, l'aspetto del servizio, perché su questo io mi batterò fino alla fine, esatto, non ne faccio una questione personale, avendo dato tutto e continuerò a farlo e continuerei a farlo in 100 altre vite, avendo dato tutto me stesso per 20 anni di carriera. La gente me lo riconosce, molto spesso mi riconosce dei meriti che probabilmente io non ho mai avuto e non ho. Fatto sta che continuerò a battermi per questo principio, perché il servizio pubblico e soprattutto il servizio sanitario è e rimane servizio pubblico. Ora, certo, può venire la legge Pinco Pallino dello Stato suffragata dalla legge regionale oppure dal decreto sindacale, non mi sta bene nulla di tutto questo, nulla, perché a monte c'è sempre la soppressione la negazione di uno dei diritti fondamentali del cittadino, cioè l'assistenza sanitaria. Oltre che quello che forse è più importante, che è la libertà. Esatto, quante volte quest'estate soprattutto, no, ho ricevuto perplessità, sono stato depositario di perplessità da parte di pazienti i quali venivano da me, io ho prestato servizio fino a mezzanotte, quindi ne ho visti tanti di casi di disperati, di persone che magari con un taglio o con altro tipo di problemi non potevano essere curati in guardia medica. Mi chiedono dov'è il primo ospedale vicino, rispondo 37 km Sapri, 44 Vallo della Lucania. Si mettono le mani in testa e dicono: ma qua siete perduti, siete fuori dal mondo. Allora a questo aggiungiamo anche la soppressione dei servizi sanitari, delle farmacie, servizi supplitivi, no? Utili, e non lo so, forse è più importante la politica in questo che la messa in sicurezza della popolazione. Io ci tengo a dire anche un'altra cosa, perché chiaramente, come si può immaginare, sono tante le persone che ci chiedono insomma, come andrà a finire, cosa faremo, cosa non faremo. Sono gli stessi che ci sostengono e anche no. Beh, allora, sicuramente noi faremo tutto quello che è possibile, visto e considerato che abbiamo anche delle licenze come parafarmacia, quindi c'è anche da capire, e non è chiaro nel provvedimento, per cui capiremo anche quello, avvieremo ovviamente un ricorso. Quindi questo è quello che io dico alle persone, che fosse l'ultima cosa che facciamo, ci inventeremo qualcosa per assisterle, magari ancora più capillarmente. Le uniche persone a cui non riesco oggi a rispondere sono le persone che ritengo la mia famiglia, non i colleghi, che giustamente mi scrivono, mi chiamano, ci incontriamo
e continuiamo a fare il nostro lavoro con questa spada di Damocle, e mi chiedono quando finirà. Per cui io che voglio sempre pensare positivo e sono per le battaglie, quelle belle, non quelle attraverso le minacce e le urla e i post su Facebook, direi, e riflettesse chi deve riflettere, che magari non ha preso in considerazione in maniera profonda quelle che erano le esigenze delle persone, e probabilmente è stato travolto da questa problematica che, ribadisco ancora una volta, non è per nulla semplice, perché dietro c'è tanto, tanto, tanto da chiarire, e che possa fare la scelta migliore, non solo per noi, ma per le persone che lo hanno voluto e lo hanno sostenuto. Questo è quello che mi sento di dire come Francesca X, non come appartenente alla famiglia Coppola. Purtroppo io invece al riguardo devo comunque fare una nota per disinibire ogni sorta di ipocrisia riguardo questo tipo di situazione, che ovviamente da questo momento in poi fa entrare in un grosso contenzioso l'azienda Coppola, quindi nella persona dell'amministratore unico e titolare, che è mio padre, con il comune di Camerota, nella persona del sindaco Scarpitto, che firma il decreto come decreto sindacale, e quindi diciamo che risponde in prima persona di questa scelta. Ovviamente questo è per quanto riguarda un discorso meramente come dire, personale, e quindi che non si estende a nome di tutta l'azienda, non si estende a nome anche dei miei colleghi. Lo faccio perché purtroppo da ex amministratore e da cittadino oggi mi sento molto molto disorientato, non mi sento, diciamo, tutelato da questo punto di vista, da questa amministrazione. Non sono vicino a queste scelte, non lo sarò mai, qualsiasi sia l'amministrazione o l'avvicendamento della stessa nel corso degli anni a venire. Per cui da questo momento in poi mi dispiace, però non, la mia posizione rimane lontana, molto molto lontana dalle posizioni dell'amministrazione comunale. Mi dispiace.